Ascolta tutti coloro che ci stanno in questo momento sentendo, magari dalla macchina, dall'automobile, stanno magari raggiungendo i lidi, i luoghi desiderati come posti dove passare le vacanze, o semplicemente magari si stanno recando al lavoro, perché sì, c'è gente che lavora anche di notte. Però io ovviamente vi auguro sempre che stiate raggiungendo posti felici. E ovviamente una cosa che caratterizza la notte non è soltanto il buio, ma sono le insegne luminose, o comunque le luci, o comunque ad esempio magari da Velletri arrivare a Roma, guardare, ammirare, non so, la cupola di San Pietro, piano piano, quando si scende illuminata sin dalla zona dei castelli romani, quando poi si scende appunto verso la capitale, e dire mappa che spettacolo. Vi ricordate un po' quella polemica che c'è stata qualche tempo, che ancora c'è, ma che è, cioè, come dire, nata a scaturire qualche tempo fa, perché sono state in alcune zone di Roma introdotte le luci al neon, che il problema non è tanto il neon, perché è chiaro che fa risparmiare il neon, ma è il fatto, o meglio, luce a LED, scusate, errore mio, luce a LED. Il problema non è tanto il LED, ma il fatto che fossero queste luci blu che vanno un po' in contraddizione con quelle che dovrebbero essere luci adatte per una città come Roma, sempre, come dire, rossa, calda, arancione, ma non si può vedere una roba del genere. Allora, avrete capito che l'argomento di oggi è sicuramente l'illuminazione, che non è quella divina, ma è quella proprio materiale che possiamo vedere intorno a noi e che riguarda non soltanto ovviamente edifici esterni, ma anche ovviamente tutto ciò che ha a che fare con gli studi. Ecco, noi abbiamo un'illuminazione molto basic, ma d'altronde facciamo radio, e allora potrebbe darci qualche suggerimento per migliorarla il nostro Federico Ognibene. Buonasera, ben trovato. Ciao, buonasera a tutti. ILM Lighting, parliamo di illuminotecnica, questa è la scienza, esatto. Giusta per... Sì. Come dire, introdurre questo argomento. Esatto. Io non so se voi avete vi siete occupati voi di illuminare la cupola di San Pietro, no. Però comunque avete fatto cose che possiamo dirlo, ora senza passare dal sacro al profano, però ci passiamo, molto simili, sì, no? Di grandissimo livello, è così? Ce ne racconti qualcuno? Abbiamo contribuito alla stesura delle linee guida della nuova progettazione di luminotecnica del Colosseo. Ecco, giusto per dire, sacro e profano proprio, esatto. Appunto. Abbiamo realizzato tutti gli apparecchi di illuminazione della Basilica di San Francesco d'Assisi, che dopo San Pietro infatti, è il secondo polo della cristianità. Infatti non a caso ho usato quel riferimento. Esatto. Nonché patrimonio mondiale dell'UNESCO, pure certo, quello lì. Certo. Pure quello lì, perché mi riallaccio un attimo sul discorso del Comune di Roma, perché anche i rioni storici di Roma sono patrimonio mondiale dell'UNESCO. E quindi c'è stata una bella polemica. Io mi ricordo, insomma, sui giornali. Sì, però conosco. Lì sei d'accordo, il problema non è tanto la luce a LED, no, è il colore. Poi è il colore la della luce, sì, esatto. È quello che dà fastidio. Esatto. La giunta attuale sta, diciamo, non facendo un passo indietro, ma sta riverificando un attimino le scelte fatte in precedenza, diciamo così. È stata nominata una commissione di esperti per valutare appunto la situazione di questa nuova illuminazione che, oltre appunto a non piacere molto, non è appunto neanche idonea. Certo. Sotto questo punto di vista, certo. Appunto. Quindi avrete capito che stiamo parlando di un'azienda, un'attività che lavora con come dire porta avanti lavori importanti, ecco, sì. Mettiamola così, non volevo escludere niente, perché passiamo ovviamente dal Colosseo fino ad arrivare ad esempio agli studi, non so, Sanremo, Porta a Porta, vero? Esatto. Dove c'è luce ci siamo noi, fondamentalmente. Esatto. Quindi una caratteristica che insomma è facile desumere è questa, che chiaramente voi fate un po' come il SART, un lavoro che non può non essere su misura, esatto, rispetto al luogo dove andate ad operare. Esatto, ci arriva la richiesta, che può essere appunto l'illuminazione di una scenografia, come l'illuminazione di un monumento, così come un'illuminazione comunque architettonica o architetturale, come si usa dire, sì. E sviluppiamo tutti i sistemi di illuminazione, gli apparecchi di illuminazione appositamente per la richiesta che ci arriva, anche perché non è che bisogna sempre illuminare, arriva al Colosseo, cioè spari, sì, una luce sopra, come si suol, no, dire, vi va valutato un attimino l'impatto della luce che può avere con i laterizi, con le pietre, con la muratura storica, con quello che sia, e vedere poi il tipo di luce adatta, sempre tornando al stesso discorso del comune, però il concetto è quello. Bisogna innanzitutto capire che cosa bisogna fare realmente, poi bisogna capire come si può intervenire, perché ovviamente non sempre si può intervenire radicalmente, soprattutto su situazioni del genere, su monumenti o comunque che hanno dei vincoli oltre che storici, appunto anche umanistici, insomma, quindi certo, non possiamo sempre, come dire, decidere tutto noi.
E poi dal momento in cui si decidono le cose, si passa a fare quello che sappiamo fare meglio, cioè illuminarli. Come si illuminano sti cosi? Ecco qua. E soprattutto dove fate le prove? Allora, dunque, noi siamo innanzitutto a Velletri, ecco, nella patria, nei Castelli Romani, nella patria del vino. Infatti, ogni volta che io spiego cosa faccio, illumino questo, abbiamo illuminato il Colosseo e le Olimpiadi e la Rai e Casa Italia e tutto quello che te pare. No, sì, davvero, che bello, ma chissà che azienda, dove siete? A Velletri. Come a Velletri? A Velletri, sì. Ti volevano dove? Esatto. Zona quartiere Prati. A Velletri, dove c'è perché a Velletri sta sempre il vino, si mangia bene, certo, però certo, si fanno pure apparecchi di illuminazione fondamentalmente. E pensa che quest'anno... E Velletri, poi scusa, posso dire una cosa, è anche... comune abbastanza grande, qualcuno pensa sì, a Velletri come so, 60.000 giovani, Rocca Secca, ma insomma non è piccola. 60.000 persone, infatti. 60.000 teste. Infatti. E c'è sta qualche testa tra queste 60.000 che fa cose pure carine. E l'anno scorso, per esempio, ci chiama il signor Coni, ok? L'anno scorso è il 2016, le Olimpiadi, Rio de Janeiro. Ci chiamano, dice: salve, noi saremmo interessati a fare una collaborazione con voi per illuminare una cosa. Dico: vabbè, sempre un piacere, che cosa vi occorre? Guardi, noi abbiamo contattato varie aziende, stiamo cercando varie aziende che rappresentino l'eccellenza italiana, e tra alcune aziende ci siete voi. Vorremmo affidarvi l'illuminazione di tutto il patrimonio artistico di Casa Italia a Rio de Janeiro. Dico: la faccio. E vabbè, facciamo sto sforzo. Ma quindi come funziona lì? Che fai? Ti catapulti a Rio de Janeiro? Sì e no, nel senso, ci sono tante riunioni con tantissimi progettisti. Diciamo che io sono poi la parte pratica, nel senso che c'è un progettista illuminotecnico che decide come vorrebbe che la luce diciamo apparisse, esatto, sì, comunque, come vorrebbe che fosse. Poi dal come vorrebbe fosse a farla ci sono io, che sono quello che poi realmente realizza tutti gli apparecchi di illuminazione, quindi i proiettori, le barre di illuminazione, i sistemi di illuminazione, nel senso anche di per farli accendere e farli, sì, funzionare, per fare controllare la luce, cioè quella luce la voglio spenta, quell'altra la voglio un po' più abbassata, quell'altra deve avere un'apertura un pochino più bassa, la luce deve essere più puntiforme, quell'altra deve essere più radente, tutte queste cose qua. E di conseguenza io poi divento l'interfaccia fisica, sì, e il reale esecutore e progettista di tutti gli apparecchi che vengono utilizzati per fare quella determinata situazione. Certo, però comunque c'è un lavoro anche di confronto con, non so, ingegneri, assolutamente, architetti anche. Assolutamente, così, no? Noi lavoriamo con principalmente con progettisti, quindi architetti, ingegneri, studi di architettura e studi di ingegneria, sì, che vengono periodicamente da noi a chiederci consiglio e comunque un supporto alla progettazione, perché illuminare bene non è che è difficile, però sicuramente non è molto semplice, facciamo così, nel, okay, senso che un progettista, per quanto possa essere bravo, casomai non ha quella sensibilità tecnica, quella specifica sensibilità tecnica che possa avere un professionista come noi, come io per esempio. Se mi dici di mettere un termosifone a casa, non saprei dirti bene, okay, cioè, dove iniziare. Beh, certo. Fondamentalmente il concetto, certo, è quello. Beh, però sai, tu parlavi prima dell'eccellenza. L'eccellenza nasce proprio quando tu ti specializzi in un settore e dedichi, sì, tutte le tue energie, sì, intellettuali, tecniche su quello. Sì. Ecco, una cosa importante secondo me da sottolineare, visto i tempi che corrono, insomma, dove la tecnologia va avanti e ovviamente le nostre stesse case stanno diventando sempre più intelligenti, si parla, sì, di domotica, di casa che addirittura, bravissimo, tra qualche anno ti dirà, cioè ti risponderà la domanda: che tempo fa domani? Domani è nuvolo, mi raccomando, esci di casa 10 minuti prima e trovi la fila sul raccordo. Ecco, le luci fanno parte di questo, assolutamente, di questo progetto di casa domotica. Io, se non sbaglio, qualche parte ho letto che Bill Gates c'ha già la casa che entra praticamente dove lui passa, si accendono le luci. È probabile che se ce l'abbia lui. Sì. No, allora so, tieni presente che tutte le cose, adesso si parla tanto appunto di sistemi domotici. Sì. Nel nostro sistema, diciamo, settore si chiama illuminazione smart, no? Sì. Dove la lampada una volta si accendeva e si spegneva, adesso c'ha tutti i sensori wifi, sì, monitoraggio della luce, delle risorse, quindi quella ti dice quando è accesa, quanto è accesa, quando dovrà essere accesa, che temperatura e colore ci sarà, anche in base al tempo fuori veramente, cioè se è nuvoloso si abbassa l'intensità, quella si alza la luce, insomma sono tutte cose che comunque funzionano molto bene. E che ti volevo dire, questo è uno dei settori che comunque facciamo anche noi, come immagini, quindi la progettazione di tutto il sistema di illuminazione, cioè oltre a fare l'apparecchio di illuminazione come lo vuole il professionista o progettista capo, si decide insieme anche come deve essere alimentata e controllata quella luce, quella determinata luce.
è successo all'UNEUR per esempio l'anno scorso, sì. A proposito di progettisti, di incontri, di riunioni, abbiamo fatto contemporaneamente, parlo solo dell'estate, abbiamo illuminato la villa diciamo in Bahrain, della sorella del re del Bahrain. Contemporaneamente abbiamo illuminato tutta la biblioteca nazionale a Palazzo Crozza a Genova, alla Spezia scusa. Poi abbiamo ovviamente, parlando di Roma, abbiamo illuminato, contribuito ad illuminare tutto il Luneur, riaperto adesso a ottobre. Sì. E una delle cose carine che abbiamo fatto ultimamente è realizzare tutti gli apparecchi di illuminazione, anzi gran parte degli apparecchi di illuminazione per gli interni degli edifici e per gli esterni dell'UNEO. Stiamo parlando di 1400 apparecchi di illuminazione su 7 ettari di parco. Contestualmente a quello, la mattina dalle 6 alla sera alle 9, esempio classico, due turni di lavoro tutti a produrre gli apparecchi che servivano all'UNEO. Corri, inauguriamo. La sera dalle 9 a mezzanotte, sì, vai su Skype in videoconferenza col fuso orario con quelli di Rio de Janeiro per illuminare le Olimpiadi. Quindi alla fine sostanzialmente il nostro Federico ci sta dicendo che loro lavorano per illuminare. Esatto. Lo fanno talmente per tante ore durante il giorno e per tanto tempo costantemente che lui a casa rigorosamente a luci spente vive. Assolutamente. Perché ha bisogno di recuperare per dormire proprio con le tapparelle abbassate. Non voglio vedere uno spiraglio luce, manco se mi spara. No, sto scherzando. Mica troppo distante dalla realtà, però. No, sai, da come ti sentivo raccontare. Dico... L'altra cosa carina è stata nel 2014. Sì. Dove Roma 3, io collaboro molto con le università romane, comunque, okay, con Roma 3, con la Sapienza, con Tor Vergata, sì, faccio parte diciamo dei docenti ospiti del Master Lighting Design per quanto riguarda appunto la progettazione degli apparecchi di illuminazione, faccio workshop con anche altre diciamo università e tra le varie cose appunto che ci scambiamo diciamo così, io sono la parte pratica, poi c'è la parte teorica, quello che sia. Una cosa carina è stata il Solar Decathlon. Il Solar Decathlon si svolge ogni 2 anni, è una competizione mondiale sull'ecosostenibilità dove le migliori università del mondo si sfidano a realizzare la casa del futuro. La casa del futuro com'è? La casa del futuro è ecocompatibile, ecosostenibile, che produce più energia di quella che consuma e tutte queste cose estremamente green. Poi l'energia che io produco in più la posso magari la puoi dare, veicolare e portare da un'altra parte. Assolutamente. E insomma l'Università di Roma 3 ci chiede nel 2012, faccio ancora un passo indietro, di illuminare gli esterni della casa che all'epoca si chiamava Med in Italy e la competizione poi all'epoca si svolse a Madrid. Nel 2012 arrivarono a sorpresa per tutti i terzi, quindi siamo andati sul podio e sono tutti stati contenti. Dopo 2 anni, perché appunto si svolge ogni 2 anni in Europa, la competizione si risvolge appunto in Francia, a Versailles. Ecco. In questo caso però Roma 3 alza la posta e dice cara azienda ILM, anzi a Federì, proprio così. A Federì. Ma non è che vi va per caso di aiutarci ad illuminare tutta la casa, interno, esterno, sistemi di illuminazione e tutto? Noi, siccome ci divertiamo molto a fare queste cose, vi piacciono le sfide? Ci piacciono molto le sfide. Avevo vagamente intuito. sono segno di crescita tecnologica. Certo. Vabbè, abbiamo detto vabbè, facciamo pure questa cosa. Insomma, abbiamo contribuito, abbiamo realizzato tutti gli apparecchi di illuminazione, in quel caso in collaborazione con l'ingegner Marco Frascarolo, sì, che è il docente di illuminotecnica di Roma 3. Insomma, abbiamo realizzato gli apparecchi di illuminazione per esterno, per interno, i sistemi di connessione, tutto quello che sia per far funzionare sta casa. C'era un mio collaboratore su in Francia il giorno della premiazione, mi telefona Federico, abbiamo vinto, campioni del mondo. Ma che stai dicendo? Campioni del mondo, allora, l'Italia in casa loro. la cosa bella è che i secondi hanno perso per poco più di mezzo punto, sono stati proprio i francesi, cioè ragazzi, quindi a Versailles in Francia abbiamo dato una badosta meglio del mondiale del 2006, esatto, a massi sotto un certo punto degli una stati. Testata e oltretutto a un certo punto mi chiama pure, però mi contatta perché tra le varie prove ci sono anche, essendo Solar Decathlon sono 10 prove, c'è quella di architettura che ha anche a sua volta altre prove, a cui c'è appunto la prova di lighting design, di progettazione di luminotecnica, ci hanno dato proprio pure il primo premio in lighting design, quindi su 3 continenti il progetto di luminotecnica migliore è pure il nostro. Beccate. E poi da allora in poi eccellenze su eccellenze, Quirinale, Palazzo Farnese, appunto Casa Italia. Casa Italia mica è la prima, Casa Italia abbiamo illuminato Atlanta nel 96,
abbiamo eliminato Pechino nel 2008, adesso Casa Italia appunto nel 2013. Pensa se facevano le Olimpiadi a Roma, allora a questo punto Roma, 2022, guarda, cioè praticamente è il monopolio. Secondo me Nemo non è il profeta empatico. Però sì, speriamo che insomma non, c'è sempre tempo, per tanti motivi sia utile per tutti. C'è sempre tempo. Benissimo, e allora ragazzi, non c'è bisogno di ulteriori, ovviamente, come dire, riferimenti, perché è semplicemente ilmlighting.com, si pronuncia così, giusto? Assolutamente. Lighting? Ok, il sito è www.ilm-lighting.com, insomma, facilissima da trovare, anche su Facebook, ILM Lighting. Lui è Federico. Ciao. Ogni bene, grazie. Esatto. E luce fu, potremmo concludere. Grazie. Grazie infine, a te. Riuscimmo a rivedere le stelle qui su Radio Radio. By Night Roma, il programma cult della notte.